Tommaso Dorazio, forse il tuo miglior momento da quando sei a Cosenza, due vittorie consecutive che danno morale e fiducia alla squadra. Sì, assolutamente, veniamo da un momento positivo e assolutamente non dobbiamo, ecco, dobbiamo fare l'errore di abbassare la guardia, soprattutto di non sbagliare l'atteggiamento che ultimamente stiamo adottando dai primi minuti. E sicuramente il momento mio è positivo, come lo è per tutta la squadra, che sta pian piano stiamo uscendo da questa situazione, ma sappiamo che dobbiamo tenere sempre i piedi saldi a terra, perché attraverso il lavoro e l'umiltà e tutto i risultati vengono. Due vittorie consecutive, soprattutto quella a Trapani, arrivata a colpiglio della grande squadra. Sì, noi penso, come io, come tutti, come i nostri compagni, ci conosciamo tutti, sappiamo le nostre qualità e sappiamo come ogni singolo giocatore può fare per questa squadra. A Trapani abbiamo approcciato dal primo minuto molto bene, abbiamo preparato molto bene in settimana con il mister, che ci aveva chiesto determinate cose, noi le abbiamo fatte, poi sicuramente ci abbiamo messo anche del nostro per portarla a casa. L'arrivo di mister Braglia ha cambiato la rotta del campionato del Cosenza, adesso si ricomincia in un nuovo girone e si riparte dal Monopoli, che è costata la prima sconfitta stagionale ai Lupi. Sì, assolutamente il cambio di rotta c'è stato quando è arrivato il mister, sicuramente ha dato un segnale forte a questa squadra, senza badare a giri di parole o altre cose, nel senso che bisogna lavorare e basta, testa bassa. E sabato arriva il Monopoli, sappiamo quello che è successo all'andata, sicuramente non si deve ripetere quello che è successo all'andata e non dobbiamo sbagliare assolutamente l'atteggiamento. Sabato il Monopoli, poi la Paganese e poi ci sarà la sosta fino al 14 all'impegno di Coppa Italia con il Trapani. Un bilancio di questi primi mesi da parte di Tommaso Dorazio. Questi primi mesi dall'inizio, ecco, un po' non è stato il massimo, poi ecco, c'è stata una leggera ripresa e pian piano stiamo venendo fuori da questa situazione e assolutamente dobbiamo tenere i piedi a terra, dobbiamo continuare a fare come stiamo facendo senza timore, ansia, che i ragazzi, noi e tutti stiamo facendo.